Tanti di voi mi hanno spesso detto di avere difficoltà nell'ascolto delle audioletture dovuto al fatto che, insomma, io vorrei ascoltarle, ma YouTube non mi dà la possibilità di ascoltarle e fare altro con il mio smartphone, quando io magari avrei bisogno in effetti di fare altro. Beh, un piccolo trucchetto per voi. Allora, come abbiamo detto, quando noi apriamo YouTube e mettiamo per esempio una canzone, la canzone parte subito, ma appena utilizziamo lo smartphone per fare qualunque altra cosa, ci ritroviamo con la canzone che si blocca. Ecco un piccolo trucco. Andiamo ad aprire Google, Chrome, ovviamente. Dopodiché andiamo a digitare nella barra delle ricerche YouTube e quando lo troviamo, tenete premuto sopra la scritta YouTube e vi apparirà questo elenco. Voi andate su Apri come anteprima. A quel punto digitate il titolo della canzone che volete ascoltare o dell'audiolettura che volete ascoltare, la fate partire e magicamente potrete utilizzare lo smartphone per fare tutto quello che volete. Invece, per tutti gli amanti del podcast, non perdetevi su Spotify Telebabbi, il podcast che parla di cultura pop, serie TV, film e libri in uno stile molto ironico e divertente. Ogni puntata viene caricata di solito il mercoledì, salvo delle situazioni speciali. Ovviamente le puntate vengono ricaricate con molto ritardo anche su YouTube. Sì, non posso sempre iniziare io, però qualcuno dovrà dire qualcosa C'è fra di un noi. piatto, che ti fa fare un sacco di pipì. Il cocomero. Ci sto pensando anch'io, Un piatto di effettivamente. cocomero? Quelli C'è che una fanno la pipì. pipì che puzza, com'è che si chiamano? Gli Asparagi. asparagi. Oppure il piatto di plastica. C'è un piatto, ha detto, non un Che alimento. ti fa fare la pipì, quindi tu mangi il piatto di plastica? Per fare la Da come hai pipì. posto la domanda, c'ha ragione C'è una Federica. pietanza che ti fa venire un sacco di pipì? Il Quelle tutte, la cocomero. maggior parte della frutta perché sono molto composti da acqua. Acquose. Il Ok. cocomero. A me succede col tè al limone. Non è una pietanza, è una bibita. È una bevanda, stupido Grande. deficiente. Che tutte Oppure. le bevande ti fanno fare tanta pipì, stupido deficiente. No. Mi meraviglio che non resta perché ha incontrato una ragazza di cui si è follemente innamorato. C'è la ragazza che ha Ah, sempre amato beh. quando era ragazzino, quando Mi era pareva adolescente. strano. Che poi ha lasciato e che tornando trova ancora bella come il primo Ma giorno. guarda un È po'. libera. No, Sarà non è libera. sposata con 20 figli, allora. No, no, no. Deve sposarsi. Ma O chissà se si sappiamo sposerà. come va a O finire queste dovrebbe cose. sposarsi. Il signor anziano tenta di dormire, poi sente. Madonna santa, Tu senti questi che rumori. E angoscia. lui quindi è lì che cerca per la casa, c'è qualcuno, no? Maledetti Non vicini. c'è nessuno, non ha vicini, è una casa unica, tutta Ma col sua. cazzo che cerco io me ne vado via a gambe levate. Madonna santa. Ogni notte. Poi, a un certo punto, mentre è lì, da solo, in una casa da solo, lontano da tutti, Sì? c'è una cazzo di palla di Palla? plastica per Sì. Oh bambini mio Dio. che Se mi metto a rotola giù dalle piangere, smetti di scale. raccontare. Che rotola giù dalle Mi stanno scale. venendo i brividi. Pom, pom, e arriva. E Fa lui non ne poveretto. può più perché è la seconda volta che questa palla scende giù. Allora cosa fa? La prende, Si se ne va incazza. via e la butta praticamente da un Te fiume. lo foro sto Torna pallone. indietro. Torna indietro a casa, apre la No, porta, la palla. tom, Bagnata. tom, tom, e questa palla è ancora lì. Muore. Una mucca va da un'altra mucca e gli fa: Ma hai sentito di quel virus che sta girando tra quelli della nostra specie? La chiamano la mucca pazza. L'altra si gira e gli fa: Ma che cazzo ne so, io sono un cavallo. Chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori per quello che è Racconto stato sempre questa. questo È tua momento. proprio. Tua battuta Ma tu le vedi? iniziale. No, più che altro il fatto che Morena ride, cioè, ti No, spiega è più vero, è cose, vero, è vero. che si capiscono Ti ho tante preso. dinamiche che non Ho riso per funzionano. molto meno. Mannazione. Ricordi quella della La... pecora? Basta, non c'è No, bisogno di fare adesso tutto l'enciclopedia degli animali con le battute. Aspettiamola, sta via. Quagliamelo, ora quagliamelo. Pensate che questa, la puntata pilota, Ah, guida anche quindi. ha preso
4,9 stelle. Oh, non ho idea di cosa stia succedendo, cioè proprio essere sicuri, non ho idea. Allora, sicuramente siamo in live su Twitch e dovremmo essere in live anche sull'altro sito, perché ho provato a fare un'opzione di fare due live contemporaneamente, ma ho paura che non funzioni, quindi se mi state vedendo da YouTube o da Twitch, non lo so, fatemelo sapere. Poi non ho neanche impostato bene la chat, no? Niente, dannazione, è veramente una situazione pessima, ma ho paura che su YouTube non vada minima. Ah, comunque siamo qui, aspettate che vedo che state scrivendo in chat, ma io non le... E almeno non sto capendo se state guardando su da una parte o dall'altra, però adesso vado a provare ad aprire e cercare di capire se riuscirò a fare qualcosa di vagamente. Mal che vada, leggo tutto qui su Twitch e poi lo ripubblico. Non dovrebbe essere. Invece, a quanto pare, sembra proprio essere. Ciao, Svetti. Ciao, Svetti. Ti ho chiamato poi. Comunque, no, secondo me non sta funzionando. La nazione non sono su. Sono minimamente. Ma. Comunque. Qui per leggere. Percy Jackson. Quindi, poche pugnette e andiamo direttamente alla lettura. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il ladro di fulmini di Rick Riordan. Capitolo numero 4. Mia madre mi insegna a lottare con i tori. Sfrecciavamo a tutta velocità lungo oscure stradine di campagna. Vento sbatteva contro la Camaro e la pioggia sferzava il parabrezza. Non sapevo come riuscisse a vederci, ma mamma continuava a piangere, a pigiare il piede sull'acceleratore. Ogni volta che c'era un lampo, mi voltavo a guardare Grover, che mi sedeva accanto sul sedile posteriore, e mi chiedevo se fossi io a essere impazzito o se davvero indossasse pantaloni fatti di moquette. Ma no, l'odore me lo ricordavo bene delle gite della scuola materna in campagna, era l'odore di animali da cortile bagnati. Non trovai di meglio da dire che... «Così tu e mia madre vi conoscete?» Grover lanciò una rapida occhiata allo specchietto retrovisore, anche se dietro di noi non c'erano macchine. «Non proprio», rispose. «Cioè, non ci siamo mai incontrati di persona, ma lei sapeva che ti sorvegliavo». «Mi sorvegliavi? Ti tenevo d'occhio, per assicurarmi che stessi bene, ma non fingevo mica di esserti amico», si affrettò ad aggiungere. «Io sono tuo amico». Che cosa sei di preciso? Ah, non ha importanza in questo momento. Non ha importanza? Ho appena scoperto che dalla vita in giù il mio migliore amico è un asino. Grover si lasciò sfuggire un verso stridulo dalla gola. Beh,
E lo avevo già sentito, ma avevo sempre pensato che fosse un risolino nervoso. Ora mi rendevo conto che somigliava di più a un belato indispettito. «Capra!» esclamò. «Cosa?» «Sono una capra dalla vita in giù!» «Hai appena detto che non aveva importanza?» «Beh, ci sono satiri che ti calpesterebbero sotto gli zoccoli per un insulto del genere!» «Cavolo, aspetta, satiri? Vuoi dire come i miti del signor Branner?» «Le vecchiette della bancarella erano un mito, Percy? La signora Dodds era un mito? Allora ammetti che è esistita!» «Naturalmente! Quindi perché?» «Meno sapevi, meno mostri avreste attirato», rispose Grover come se fosse la cosa più ovvia del mondo. «Abbiamo gettato la foschia negli occhi dei mortali. Speravamo che avresti pensato che la benevola fosse un'allucinazione, ma è stato inutile. Hai cominciato a renderti conto di chi sei veramente. Di chi... Aspetta un attimo. Che vuoi dire?» Da qualche parte, alle nostre spalle, più vicino di prima, si levò di nuovo uno strano gemito. Qualunque cosa fosse, la creatura che ci inseguiva era ancora sulle nostre tracce. «Percy», intervenne mamma, «ci sono troppe cose da spiegare e non c'è abbastanza tempo. Dobbiamo portarti al sicuro». «Al sicuro da cosa? Chi mi sta inseguendo?» «Nessuno di speciale», fece Grover, evidentemente ancora piccato per la battuta dell'asino. «Solo il signore dei morti e i suoi tirapiedi assetati di sangue». «Grover!» «Scusi, signor Jackson, non potrebbe andare più svelta?» Cercai di comprendere in qualche modo quello che stava succedendo, ma non ci riuscì. Sapevo che non era un sogno e comunque non avevo più niente, per niente fantasia. Non sarei mai stato capace di sognare qualcosa di così assurdo. Mamma sterzò bruscamente a sinistra. Imboccammo una stradina più stretta, oltrepassando a tutta birra fattorie buie, colline boscose e cartelli di raccolta di fragole, affissi a staccionate bianche. Affissi a staccionate bianche. «Dove stiamo andando?» chiesi. «Al campo estivo che ti ho parlato». La voce di mamma era tesa per il mio bene. Si stava sforzando di mascherare lo spavento. «Il posto dove tuo padre voleva mandarti». «E dove tu non volevi che andassi?» «Ti prego», implorò lei. «È già abbastanza dura. Cerca di capire. Sei in pericolo». «Perché delle vecchiette hanno tagliato un filo?» «Non erano delle vecchiette», rettificò Grover. «Erano le parche». «Sai cosa significa il fatto che ti siano apparse? Succede solo quando tu stai per... quando qualcuno sta per morire». «Cavolo, hai detto tu!» «No, ti sbagli, ho detto qualcuno. Volevi dire tu, nel senso di tu, Percy. Volevo dire tu, nel senso di qualcuno, non tu, tu». «Ragazzi!» sbottò mamma. Terzò bruscamente a destra e potei cogliere uno scorcio della figura che stavamo cercando di seminare. Una sagoma scura e palpitante, subito inghiottita dalla tempesta alle nostre spalle. «Che cos'era?» chiesi. «Siamo quasi alla meta», disse mamma, ignorando la mia domanda. «Manca un chilometro, ti prego, ti prego, ti prego!» Non sapevo dove fosse la meta. Mi ritrovai con il corpo teso in avanti per l'ansia e l'urgenza di arrivare. Fuori c'erano solo il buio e la pioggia, il genere di paesaggio desolato che si incontra sulla punta più esterna di Long Island. Ripensai alla Dodds e al momento in cui si era trasformata in un mostro con denti aguzzi e ali da pipistrello. Sentii mancare uno scoppio ritardato. Ovvero, non era umana e aveva cercato di ucciderlo. Poi ripensai al signor Branner e alla spada che mi aveva lanciato. Prima che potessi interrogare Grover, tuttavia, mi si drizzarono i capelli sulla nuca. Un lampo accecante, poi un frastuono da far tremare i denti. La nostra macchina esplose. Ricordo di essermi sentito senza peso, come se venissi schiacciato, arrostito e innaffiato tutto in una volta. Mi ferì la fronte, sbattendola sul retro del sedile del guidatore, gridai: «Ai! Percy!» strillò mamma. «Sto bene», scossi la testa per riprendermi dallo stordimento. Non ero morto. La macchina non era veramente esplosa, eravamo finiti in un fossato. Lo sportello del lato del guidatore era incastrato nel fango, il tetto si era squarciato come un guscio d'uovo e la pioggia ci scrosciava dentro. Un fulmine,
Era l'unica spiegazione possibile. Ci aveva sbalzato direttamente fuori strada, accanto a me, sul sedile posteriore. C'era un grosso fagotto inerte. Groover! Era curvo in avanti, con il sangue che gli colava da un angolo della bocca. Lo scossi per il fianco peloso, pensando... No, anche se sei per metà un animale da cortile, sei il mio migliore amico e non voglio che tu muoia. Poi lui mugognò. Cibo! E capì che c'era speranza. Percy, disse mamma. Dobbiamo... Esitò. Mi voltai indietro. Alla luce di un lampo, oltre il lunotto posteriore, imbrattato di fango, vidi una figura che si muoveva pesantemente verso di noi sul ciglio della strada. Mi si accaponò la pelle. Era la sagoma oscura di un tizio enorme, come un giocatore di football. Sembrava che si tenesse una coperta sopra la testa. La metà posteriore del corpo era massiccia e irsuta. Le mani, alzate, davano l'impressione che avesse le corna. Deglutì. Chi? Percy? Fece mamma, seria come non mai. Scendi dalla macchina. Si gettò contro lo sportello del guidatore. Ero bloccato dal fango. Provai con il mio. Bloccato. Guardai disperatamente lo squarcio sul tetto. Poteva essere una via d'uscita, ma i bordi friggevano e fumavano. Devi riuscire ad arrampicarti fuori dal lato del passeggero, mi ordinò mamma. Percy, devi correre. Vedi quel grosso albero? Cosa? Un altro lampo, e attraverso lo squarcio fumante del tetto vidi l'albero a cui si riferiva. Un pino grande quanto l'albero di Natale della Casa Bianca sulla cresta della collina più vicina. È il confine della proprietà, spiegò mamma. Oltrepassa la cima di quella collina e vedrai una grande fattoria in fondo alla valle. Corri e non voltarti. Grida aiuto. Non fermarti finché non sei sulla porta. Mamma, vieni anche tu. Aveva il volto pallido, gli stessi occhi tristi di quando guardava l'oceano. No, gridai. Devi venire con me. Aiutami a portare Groover. Cibo, mugugnò lui un po' più forte. L'uomo, con la coperta sopra la testa, continuava ad avanzare verso di noi, tra sbuffi e grugneti. Quando giunse più vicino, mi resi conto che non poteva reggere una coperta. E le mani... delle enormi mani, carnose, ondeggiavano sui fianchi. Non c'era nessuna coperta, e questo significava che quel blocco massiccio e irsuto, che era troppo grande per essere la sua testa, era la sua testa, e che le punte che somigliavano delle corna... Lui non vuole noi, mi spiegò mamma. Vuole te. Poi io... non posso varcare il confine della proprietà. Ma non abbiamo tempo, Percy, vai, ti prego. A quel punto mi infuriai. Contro mia madre, contro Groover la capra, contro quella cosa che le corna che avanzava con passo lento ma deciso verso di noi, come un toro, mi buttai con tutta la forza che avevo contro lo sportello e riuscii a sbloccarlo spalancandolo nella pioggia. Ce ne andiamo insieme. Coraggio, mamma. Ho detto, mamma, non ho intenzione di lasciarti. Aiutami con Groover. Non attesi la risposta. Mi arrampicai fuori dall'auto, trascinandomi dietro Groover. Era più leggero di quanto mi aspettassi. Non sarei riuscito a portarlo molto lontano se mamma non fosse venuta in mio soccorso. Ci mettemmo le braccia di Groover attorno alle spalle e cominciammo a risalire faticosamente la collina, con l'erba che ci arrivava alla vita. Voltandomi riuscii a dare la mia prima vera occhiata al mostro. Era alto almeno 2 metri, con braccia e gambe che sembravano usciti da una rivista di culturismo, un ammasso di bicipiti, tricipiti e un mucchio di altri cipiti rigonfi, tutti infilati come palle da baseball sotto la pelle, solcata da vene. Non indossava niente, a parte le mutande. Quel paio di mutandoni candidi, per la precisione. Sarebbe stato comico se la parte superiore del suo corpo non fosse tanto spaventosa. Un'ispida peluria nera risaliva sempre più fitta dall'ombelico alle spalle. Il collo era una massa di muscoli e pelo che cedeva subito il passo a una testa enorme, con un muso lungo, un braccio, le narici bagnate, trafitte da un allucinante anello tottone, neri occhi crudeli e un paio di corna, enormi corna bianche e nere, che nemmeno un temperino elettrico avrebbe potuto rendere più appuntite. E va bene, avevo riconosciuto il mostro. Era in una delle prime storie che il signor Branner ci aveva raccontato, ma non poteva essere reale.
strizzai gli occhi per liberarli dalla pioggia. «Quello è il figlio di Persifae», finì mia madre. «Avrei dovuto sapere che ci tenevano così tanto a ucciderti». «Ma è il Min...» «Non dirlo», mi ammonì. «I nomi sono potenti». Il pino era ancora troppo lontano, un centinaio di metri di salita. Mi voltai di nuovo. L'uomo toro era curvo sopra la nostra macchina e scrutava i finestrini. «No, non esattamente. Rifiutava. Sniffava». Non capivo perché, dal momento che eravamo a pochi metri di distanza. «Cibo», mugugnò Grover. «Shh», gli feci. «Mamma, cosa sta facendo? Non ci vede?» «Ha una vita e un udito pessimi», rispose lei. «Si muove col fiuto, ma capirà presto dove siamo». Come per confermare le sue parole, l'uomo toro emise un mugghio di rabbia, sollevò la Camaro di Gabe per il tetto squarciato e fra i gemiti e i cigolii della carrozzeria. La sollevò sopra la testa e la gettò in fondo alla strada. La macchina si schiantò sull'asfalto bagnato e scivolò in una pioggia di scintille per un chilometro. Prima di fermarsi, il serbatoio della benzina a quel punto esplose davvero. «Neanche un graffio!» aveva detto Gabe. «Ops!» «Persi», fece mamma. «Non appena ci vedrà, partirà alla carica. Tu aspetta fino all'ultimo secondo, poi salta e togliti di mezzo, scartando subito di lato. Non è capace di cambiare molto bene direzione quando carica. Hai capito?» «Come fai a saperlo?» «Era da tempo che temevo un attacco. Dovevo aspettarmelo. Sono stata egoista a tenerti con me». «A tenermi con te? Ma...» Un altro mugghio di rabbia e l'uomo toro cominciò a risalire pesantemente la collina. Ci aveva fiutati. Mancavano solo pochi metri alpino, ma la collina stava diventando sempre più rapida e scivolosa, mentre invece Grover non si alleggeriva per niente. L'uomo toro si avvicinava. Nel giro di pochi secondi ce l'avremmo avuto addosso. Mia madre doveva essere esausta, ma si caricò Grover sulle spalle. «Vai, Percy, separiamoci. Ricorda quello che ti ho detto». Non volevo farlo, ma avevo la sensazione che avesse ragione lei, per la nostra unica possibilità. Mi slanciai a sinistra e vidi che la creatura mi aveva già preso di mira. I suoi occhi neri luccicavano di odio, puzzava di carne rancida. Abbassò la testa per caricare, le corna affilatissime, puntate dritte al mio petto. Se avessi dato retta alla paura che mi serrava lo stomaco, sarei scappato come un razzo, ma non avrebbe funzionato, non avrebbe mai potuto battere quel bestione nella corsa. Perciò rimasi dov'ero e all'ultimo momento scartai di lato con un balzo. L'uomo toro mi passò accanto come un treno in fuga, poi mugghiò per la frustrazione e si voltò indietro, ma stavolta non verso di me, verso mia madre, che stava andaggiando Grover nell'erba. Aveva raggiunto la cresta della collina, in fondo riuscivo a scorgere una valle, proprio come aveva detto mamma, e le luci di una fattoria che mandavano un bagliore giallo nella pioggia, ma era ancora un chilometro di distanza, non ce l'avremmo mai fatta. L'uomo toro grugnì, pestando il terreno, continuava a fissare mia madre, che adesso stava discendendo lentamente la collina in direzione della strada, cercando di allontanare il mostro da Grover. «Corri, Percy!» mi ordinò. «Io non posso proseguire, corri!» Ma io rimasi là, impietrito dalla paura, mentre il mostro la caricava. Lei cercò di schivarlo, come mi aveva insegnato, ma il mostro aveva imparato la lezione. Tese la mano verso l'esterno e afferrò mia madre per il collo. Il momento esatto in cui lei provava a scappare. Poi la sollevò in aria, ignorando i calci e i pugni con cui cercava di divincolarsi. «Mamma!» Lei incrociò il mio sguardo. Riuscì a pronunciare un'ultima parola strozzata. «Vai!» Poi, con un ruggito rabbioso, il mostro strinse i pugni intorno al collo di mia madre e lei si dissolse davanti ai miei occhi in un fascio di luce, trasformandosi in una sagoma dorata e tremolante come un ologramma. Un lampo accecante, poi, era svanita. «No!» La rabbia rimpiazzò la paura. Una nuova forza mi ardeva in corpo, la stessa ondata di energia che avevo provato quando la Dolce aveva tirato fuori gli artigli. L'uomo toro si avvicinò a Grover, che giaceva inerme in mezzo all'erba. Si chinò, annusando il mio migliore amico come se avesse intenzione di sollevare e dissolvere anche lui. Non potevo permetterlo, mi sfilai l'impermeabile. «Ehi!» gridai, sventolando l'indumento e correndo verso il mostro.
Ehi, stupido bestione, specie di bovino da macello. Quello si voltò verso di me, agitando i pugni carnosi. Mi venne un'idea stupida, ma sempre meglio di niente. Appoggiai la schiena contro il pino e agitai l'impermeabile davanti all'uomo toro con l'intenzione di scansarmi all'ultimo momento. Ma non andò così. L'uomo toro caricò troppo in fretta, le braccia tese pronte ad afferrarmi in qualsiasi direzione avessi cercato di schivarlo. Il tempo rallentò. Tesi i muscoli delle gambe. Non potevo saltare di lato, perciò balzai verso l'alto, scavalcando la testa del mostro e usandola come un punto d'appoggio per girarmi in volo e atterrare a cavalcioni sul suo collo. Come avevo fatto? Non ebbi il tempo di pensarci. Un millisecondo più tardi la testa del mostro andò a sbattere contro l'albero e l'impatto, per poco, non mi fece saltare tutti i denti. L'uomo toro scalpitò, cercando di disarcionarmi. Io mi reggevo forte, con le braccia serrate attorno alle corna. Tuoni e fulmini continuavano a esplodere intorno a noi. Avevo la pioggia negli occhi e l'odore di carne rancida nelle narici. Il mostro si scrollò e si impennò come un animale da rodeo. Gli sarebbe bastato fare marcia indietro e sbattere contro l'albero per farmi a pezzi. Ma cominciavo a rendermi conto che quel bestione non sapeva fare una cosa sola: andare avanti. Nel frattempo Groover cominciò a lamentarsi nell'erba. Avrei voluto gridargli di chiudere il becco, ma se aprivo bocca rischiavo di mozzarmi la lingua. «Cibo!» mugugnò Groover. L'uomo toro si voltò verso di lui, pestando di nuovo il terreno e preparandosi a caricare. Pensai a come avesse soffocato mia madre, a come l'avesse fatta scomparire in un lampo di luce, e sentii di nuovo la rabbia che mi infiammava come combustibile. Strinsi entrambi le mani attorno a un corno e tirai con tutte le mie forze. Il mostro si irrigidì, emise un grugnito sorpreso e poi... Snap! Mi scagliò in aria, gridando. Atterrai di schiena nell'erba, sbattendo la testa contro un sasso. Mi misi a sedere, non ci vedevo molto bene, ma fra le mani avevo un corno. L'arma d'avorio grezzo dalle dimensioni di un coltello. Il mostro caricò, senza riflettere. Rotolai di lato e finii in ginocchio. Quando il bestione mi fu vicino, gli conficcai il corno spezzato nel fianco, proprio sotto il torace irsuto. L'uomo toro emise un ruggito agonizzante. Agitò le braccia scompostamente, afferrandosi il petto. Poi prese a disintegrarsi. Non come mia madre in un lampo di luce dorata, ma come sabbia che si sgretola, soffiata via dal vento, come era successo alla dozza. In pochi secondi il mostro svanì. La pioggia si era fermata, la tempesta continuava a rumoreggiare, ma lontanando. Puzzavo di bestiame e le ginocchia sembravano voler cedere. Sentivo come se mi si spaccasse la testa. Ero debole, spaventato e tremavo dal dolore. Avevo appena visto svanire mia madre. Avrei solo voluto stendermi e mettermi a piangere. Ma Groover aveva bisogno del mio aiuto. Perciò riuscii a sollevarlo e cominciai a scendere a valle, verso le luci della fattoria. Piangevo e chiamavo mia madre. Mi tenni stretto Groover. Non avevo intenzione di lasciarlo andare. L'ultima cosa che mi ricordo è che crollai sotto un portico di legno e guardai in su. Vidi un ventilatore che roteava sul soffitto. E le falene che svolazzavano attorno a una luce gialla, le facce scure di un uomo barbuto, aria familiare, e di una ragazza carina con i riccioli biondi. Mi fissarono. La ragazza disse: «Lui. Deve essere lui.» «Silenzio, Annabeth», l'ammonì l'uomo. «È ancora cosciente. Portiamolo dentro.» Così è finito il capitolo numero 4, che in realtà avevamo già letto assieme a tutti gli altri capitoli, però non so perché il video su YouTube non era più presente. Ora qua mi si è tutto bloccato, perfetto, questo direi che è ottimo. E praticamente ci troviamo nella merda fino al collo, perché qua non sta andando un cazzo. È tutto bloccato, non funziona niente, non so neanche se sono ancora in live. Mio Dio, che giornata, una giornata terribile, cioè veramente, non sono riuscito a far andare bene una sola cosa. Dannazione. Oh, sono ancora in live, non ho la minima idea. Devo andare a controllare, io sono ancora in live. Il problema è che adesso...
Non so veramente come uscire. È bloccato tutto, ma davvero? No, ok. Come vi ho detto, questa non è stata la migliore delle giornate. Praticamente questo è stato un tentativo poter mantenere ancora Twitch, anche se sinceramente non mi sta più dando né soddisfazioni né voglia di fare cose. Quindi, devo essere sincero, ho provato a far funzionare Twitch e YouTube contemporaneamente, ma mi sa che arrivati a questo punto, ragazzi e ragazze, ci rivediamo su Twitch. Ormai è morto, morto. Questa è proprio una è proprio una piattaforma morta, è morta, basta, è finita.